Attacco di Joachim Rodriguez e prova a rispondere nuovamente Vincenzo Nibali, appena la strada torna ad impernarsi, parte chiaramente Joachim Rodriguez e deve andare a chiudere Vincenzo Nibali, ma non riesce a creare il buco perché chiude a sua volta immediatamente anche Alejandro Valverde. Beh, certo che gli spagnoli adesso possono provare anche a fare un gioco di squadra, una nazionale, quella spagnola che tante volte abbiamo detto corre con troppi capitani, ma non dimentichiamo che al di là degli sgarbi che presunti o tali che ci sono stati nell'ultimo periodo tra Valverde e Rodriguez, i due hanno cominciato insieme, anzi all'inizio della carriera Purito era proprio un gregario di Valverde. Esatto, intanto ancora 20 metri di vantaggio per Joachim Rodriguez, 2 chilometri alla conclusione, attenzione perché adesso è riuscito a guadagnare una trentina di metri. È certo che adesso sta spendendo tantissimo Vincenzo Nibali perché è difficile anche immaginare la fatica che stia facendo il siciliano, perché è lui, sempre e soltanto lui, che sta cercando di andare a richiudere su Rodriguez, come in questo caso. Sempre Valverde nella scia, non tirerà un metro, vedremo se Rui Costa cercherà di dare una mano a Vincenzo Nibali, 1,9 km alla conclusione. Tante volte lo abbiamo detto, bravo Vincenzo, una volta di più, lo diciamo adesso, che manca poco meno di 2 km alla conclusione, dunque non sappiamo come sarà il podio di questo mondiale, però Davide, credo che in questo momento possiamo dire soltanto bravo a Nibali, perché lo sta onorando e lo sta impreziosendo fino all'ultimo, in una situazione che avrebbe fatto di tutto per evitare, perché per Nibali questa è in assoluto la situazione peggiore, però da capitano vero di questa nazionale comunque là, che sta cercando di giocarselo il mondiale. Nibali, attenzione perché adesso è partito anche Rui Costa e adesso rischia di piantarsi Nibali. Rui Costa è lui che è partito all'inseguimento di Rodriguez. Sono lontani, non è più qui il mondiale, bisogna andare davanti per capire cosa succede. Vedremo se Rui Costa riuscirà a riprendere Joachim Rodriguez. Ormai non ci sono più curve, è tutto un rettilineo, un lunghissimo rettilineo in fondo al quale c'è il traguardo con Purito Rodriguez che è in prima posizione, non si volta ancora ma lo sa che alle sue spalle si sta avvicinando pericolosamente Alberto Rui Costa, ha superato l'arco bianco, quello che indica l'ultimo chilometro con il triangolo rosso appunto degli ultimi 1000 metri e si va verso il finale del Mondiale di Firenze, un mondiale splendido, condizionato dal maltempo, pesantemente condizionato dalla pioggia e adesso nel finale il sole. Rischia di perdere la corsa la Spagna, attenzione! Sta arrivando Rui Costa e sarà un bello sprint a due, considerando però che Purito Rodriguez ha speso tantissimo per guadagnare questo vantaggio e adesso è stato ripreso. Uno sguardo e forse anche qualche parola di Purito nei confronti di Alberto Rui Costa, si voltano, sono indietro, sono troppo indietro Valverde e Nibali, se la giocano loro due, se la gioca uno spagnolo che adesso è in prima posizione, Purito Rodriguez, e una portoghese, Alberto Rui Costa, poco più di 150 metri alla fine del mondiale di Toscana con Rodriguez che è in prima posizione, dietro potrebbe provare lo sprint per il terzo posto Vincenzo Nibali, ma qua si lotta per la medaglia d'oro, per la maglia iridata con Alberto Rui Costa che è andato a saltare Purito Rodriguez che prova a rivenire sprint tra i due, poi sul traguardo di Firenze è Rui Costa, Alberto Rui Costa, Rui Costa è il nuovo campione del mondo.